Allora, amici di Calcio Pazzo, minuto 89-34 è successo l'inenarrabile, quello su cui nessuno avrebbe scommesso, e se qualcuno ci ha scommesso stasera, secondo me prende i soldi quelli veri. Siamo quasi al 90esimo, il Liverpool sta vincendo 4-0 e quindi automaticamente, se così arriviamo quanto da adesso di minuti, 5 minuti di recupero. Tra 5 minuti, se il risultato non cambia, cioè se il Barcellona non segna almeno un gol, il Liverpool è la prima finalista di Champions League del 2019. Ora, un po' che è successo? È successo un po' tutto, il bello e il brutto del calcio, perché il brutto perché il Barcellona in pratica stasera va in analisi. Va in analisi perché ha preso un gol veramente da polli. Un gol sul calcio d'angolo come quello dello scorso anno di Kostas Manolas che li ha buttati fuori, ma questo è veramente assurdo perché praticamente tutta la difesa distratta, non so che cosa cazzo stessero guardando, stessero aspettando. Fatto sta che chi ha battuto l'angolo l'ha battuto di prima intenzione su origine e si è ritrovato solo praticamente quasi nell'area piccola. Intanto c'è Mané che si invola, si è ritrovato solo nell'area piccola, indisturbato, quindi non proprio non guardato, dai, che dice sai, sono arrivati in ritardo. Attenzione, Mané, altro miracolo di Ter Stegen. Quindi dice, non è che è stato marcato male, proprio non è stato ignorato, totalmente ignorato, e l'ha buttato dentro, 4-0. Prima di quello c'era stato il vantaggio sempre di Origi nel primo tempo, su una bellissima azione di Mané che recupera una palla, ma lei veramente indemoniata questa sera. Serve un assist a Anderson che fa una finta, si ritrova da solo davanti a Alisson, batte il portiere, sì, scusate, Stegen, il portiere para e Origi la butta dentro. Il Barcellona non è che possiamo dire che ha subito, perché comunque ha avuto le sue occasioni importanti ed è stato bravissimo. Attenzione, il Barcellona! E riparte Liverpool. E Alisson ha avuto dei 3-4 interventi veramente importanti. Mi viene in mente quello su Jordi Alba allo scadere quasi del primo tempo che ha salvato il risultato, ma comunque altri su Messi, su Suarez, insomma è stato bravissimo a mantenere la sua imbattibilità. Poi è stato in cattedra Wijnaldum che pur essendo un centrocampista di inserimento ha fatto due gol da attaccante buonissimo, davvero centravanti, il primo di destra in anticipo proprio su Vidal che fino a quel momento era stato bravissimo a ribattere qualsiasi forma di tiro da parte del Liverpool, il secondo su cross di Shaqiri, stacca in alto, magna in testa a tutti a Piqué che è altissimo e la butta dentro, questo è il 3-0. Poi c'è stato il gol di Origi che vi ho raccontato. E adesso insieme viviamo questi ultimi minuti, ne mancano due, in questo momento c'è il Barcellona che attacca, ovviamente Liverpool ripiega tutto quanto, stanno incaroniti, avvelenati su ogni pallone. Ricordiamo che questa sera non c'era né Salah, che è uno dei giocatori più forti al mondo, nonché il più forte del Liverpool, né Firmino, che è un altro attaccante comunque molto importante, ma devo dire che insomma per la partita che ha giocato Origi, il belga assolutamente non ha fatto rimpiangere il brasiliano. Pettinatura il numero 27, modello Gervinho, un po' un guastatore, sicuramente più forte fisicamente e anche leggermente più tecnico, ma quello che mi è piaciuto più di tutti è stato Mané, ragazzi, una vera zanzara, un cacacazzi, stava dappertutto sul fronte d'attacco, è ripiegato anche a dare una mano sulla linea dei difensori, veramente una partita eccellente, eccellente. Vediamo se poi darà ulteriore recupero. Adesso il gioco è fermo per un fallo su Fabinho. Tifosi in lacrime del Barcellona, giustamente perché stanno vivendo veramente un incubo. Stanno vivendo un incubo dopo che negli anni scorsi avevano fatto vivere loro gli incubi agli altri. E voglio dire, a chi tocca si ingrugna un po' per uno. Manca un minuto, nonostante io, insomma, simpatizzassi per ovvi motivi per il Barcellona, perché comunque il Liverpool a me mi ha fatto vivere brutti momenti da quando ero piccolo fino agli anni 2000, 3-4 eliminazioni, insomma, cocenti, più la finale, quella, insomma, che ci hanno vinto in faccia allo Stadio Olimpico.
pure l'anno scorso, certo. 3-4 ha detto, faceva parte di quei 3-4. Ma la Roma è stata già eliminata pure in Coppa UEFA, già un'altra volta in Champions League. Insomma, e Liverpool è un po' una bestia nera, quindi io avrei preferito giustamente il Barcellona, però devo dire che ha fatto una partita veramente indemoniata e se l'è meritato. Insomma, il Barcellona ha avuto le sue occasioni, ma non ci mette. È finita ragazzi, Liverpool in finale, vediamo domani se con Ajax o col Tottenham. Un saluto sempre, cacio, taccio.